Ha sete? Cerca di afferrare il bicchiere? Sente l'orologio che scandisce i secondi? Lo sento bene. La infastidisce. Il bicchiere le scivola di mano e si frantuma sul pavimento. E poi sento i passi nel corridoio. Quali passi? I passi di chi? La signorina crede che siano i passi di un'infermiera. Sono i passi di un'infermiera. Sono chiarissimi. Viene giù per il corridoio, poi arriva alla mia porta. Allora salto fuori dal letto. Ora, come se avvenisse ora. Apro la porta e vedo questa infermiera entrare nell'ascensore. Io la seguo. L'ascensore scende fino al piano seminterrato. Alla fine del corridoio c'è una stanza. Ha il numero 22. Che genere di stanza? È la camera mortuaria. E secondo la signorina Powell, l'infermiera esce dall'obitorio, la guarda negli occhi e dice: c'è posto ancora per uno. È quello che dice Barney. C'è posto ancora per uno. Dopodiché indica quella stanza. Quella stanza con tutte le bare. Strano sogno, non trova, signor Kaminer? Altro che, dottore. Sì, è un sogno stranissimo. Non è un sogno, no. Dunque si tratterebbe di una delle nostre infermiere assegnate al seminterrato. Come faccio a sapere se è una delle vostre infermiere o no? Io so solo che un'infermiera apre quella porta, si rivolge a me e dice: c'è spazio ancora per uno. Lei me le porti tutte qui e io le indico qual è. Non c'è pericolo che mi possa sbagliare. Conosco la sua faccia meglio di quanto conosca la mia. Molto bene. Vediamo. La signorina Jameson, infermiera del turno di notte al piano seminterrato. L'unica addetta, potrei aggiungere, signorina. La guardi? Allora? È questa la sua fantomatica signora? No, quella donna è più alta e ha quella specie di ghigno satanico stampato in faccia. Questo è tutto, grazie. Signorina Powell, che sia un sogno mi pare evidente. Se fosse un'infermiera del nostro ospedale, dovrebbe essere quella ragazza. E dato che così non è, dovrà ammettere che è molto improbabile che la donna che lei ha visto potesse uscire dall'obitorio. Io so cosa ho visto, so cosa ho fatto. Facciamo così, signorina. Per provarle che ho ragione, tentiamo qualcosa di diverso. Cioè cosa? Lei dice che avviene tutto secondo il medesimo ordine cronologico. Che le sue azioni sono sempre le stesse. Stanotte, quando inizierà a sognare, o appunto quando si sveglierà di colpo, non cerchi di prendere il bicchiere. Vediamo che succede spezzando questo ordine delle cose. Non è per niente un'idea malvagia, sa? Perché non provi, eh? Perché non provi? Barney, Barney, diglielo tutti, prego, quando ti capita la medesima cosa per sei notti di seguito. Super lavoro, affaticamento, stanchezza. Un incubo a questo punto non sarebbe affatto anormale, signor Kaminer. Un incubo in questo caso sarebbe la norma. Bene, signorina Powell. Vediamo la notte.